Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo la situazione sul grafico di borsa del titolo McDonald's. Prima di iniziare vi invito a fare il download della nostra app che è totalmente gratuita e non ha banner pubblicitari, basta cercare Scatta col Trend. Sia su Apple Store che su Play Store ci sono delle analisi in esclusiva solo per l'app. Una sezione dedicata alla formazione con tanto materiale didattico, sia video che PDF da potersi scaricare. Allora, partiamo con McDonald's, il time frame è un daily. Utilizziamo il grafico lineare perché ci interessa semplicemente andare a individuare dei livelli interessanti come spunti operativi. Abbiamo la media mobile semplice a 200 periodi, dopo quest'area di doppio massimo, rottura, retest e poi downtrend come tutti gli indici del prezzo, e adesso siamo in una fase in cui stiamo vivendo un periodo di rimbalzo, di rally, di tentativo di pullback, ma è interessante vedere, ad esempio, inserendo la media mobile a 50 periodi, che mettiamo in rosso per distinguerla, come si sia verificato da poco l'incrocio rebassista delle due medie, la 50 e la 200, il famoso Dead Cross, incrocio della morte, che è un segnale di medio periodo di debolezza, e in effetti è chiaro alla situazione come si sia evoluta in negativo per il titolo. Per cui ecco, questo è un segnale che ci induce a andare a cercare livelli in ottica short, visto l'incrocio, il cosiddetto Dead Cross. Un livello sicuramente interessante è un livello statico, che è appunto una resistenza, che è stata resistenza, supporto, rottura e un nuovo retest in area 189-190 dollari. Sarebbe sicuramente un livello interessante in ottica short, appunto, essendo una resistenza che coincide anche con la media mobile a 50 periodi. Ed è un livello anche interessante utilizzando Fibonacci, vediamo come sia molto molto vicino al 61,8. Se viceversa dovessimo prendere il massimo relativo, vediamo come effettivamente sia addirittura proprio coincidente, per cui i 190 dollari, se il prezzo dovesse andare a riprenderli, sarà sicuramente un livello che incontra la resistenza della media mobile dopo l'incrocio con la 200, incontra il livello 61,8, il livello aureo, il più importante di Fibonacci, e appunto la resistenza statica blu. Quindi monitoriamo i 190 dollari in ottica di trading al ribasso. Un saluto a tutti.